Benvenuti 5 pane e 2 pesci, scusate la voce cavernosa, ieri sera serata con Don Giovanni e mia moglie qui. Qualche giorno fa, mentre stavo in viaggio con i ragazzi, ci ha chiamato Rai 2 sulla via di Damasco perché voleva fare un'intervista a Alessandro e Francesco 5 pane e 2 pesci. Non potevamo andare in studio, quindi abbiamo accolto Rai 2 qui a casa nostra, sul nostro divano, sullo stesso divano di Avventure di Provvidenza Quotidiana. È stato divertentissimo, sono arrivati con i loro mega telecamerone, hanno sistemato i loro faretti, le loro cose, insomma è stato tutto molto simpatico. La puntata intera la trovate sul replay, link qui in descrizione, è stata molto interessante, tutta incentrata sull'amore, con Giovanni Scifoni in studio, la nostra intervista e anche Progetto Quid, che vi invito veramente a conoscere, metto anche qua il link in descrizione, un progetto a cui noi crediamo tantissimo. Qui di seguito ho tagliato gli spezzoni della nostra intervista, spaziamo per vari argomenti, dal come ci siamo conosciuti a 5 pane e 2 pesci, tante cose belle, vi invitiamo a guardarlo tutto d'un fiato e alla prossima, ciao! Adesso ti faccio vedere una coppia di innamorati, sì. Anche loro hanno 4 figli, Alessandra e Francesco, e si sono resi conto che è stato proprio il momento in cui si sono tolti le loro maschere, si sono conosciuti a fondo, in cui è proprio scattato l'amore. Guardate. Ci siamo conosciuti alla Marcia Francescana del 2002 camminando senza maschere, questa secondo me è l'immagine più bella. Il caldo era lo stesso. Il caldo è lo stesso di oggi, però sudati, con gli zaini addosso, facendo tanti chilometri, e lì cascano tutte le maschere. Se veramente ci siamo conosciuti veramente partendo da noi stessi. Sì, si dice in amore è importante non avere maschere, è importante essere se stessi. Uno dice, ma che vuol dire sta cosa? Lì praticamente di default, senza nessuna costruzione, col fatto che appunto sei in una grande precarietà, per strada, così, una fatica, automaticamente non ci potevano essere maschere. E quindi veramente ci siamo conosciuti così, in maniera molto semplice. Noi, francamente, non abbiamo mai cercato il matrimonio, mai. Sposarsi è un desiderio bellissimo di per sé. Però il punto non è fare la cosa bella, ma è fare il meglio per te. Passare dal bene al meglio. Le decisioni con Dio non sono mai così ovvie, sono sempre tra il bene e il meglio. E quindi cercare il meglio per te vuol dire azzerare le tue aspettative sulla vita, azzerare le aspettative su quello che tu vorresti, dare spazio ai desideri, però poi vedere un po' la strada, questi desideri come si realizzano. Io mi ricordo chiaramente i miei desideri a 20 anni, nessuno di questi si è realizzato come l'ho pensato, ma tutti in realtà stanno prendendo il loro corso, il loro luogo, attraverso una maturazione diversa. I nostri figli hanno tutti un nome che è un augurio, quindi Chiara, perché lei sia veramente come Santa Chiara, docile e povera. E Maria, vabbè, non c'ho bisogno di spiegazioni. Samuele, perché ascolta, beh, è l'unico che ascolta dei tre. E Rebecca, che arriva fra un mese, perché è proprio un augurio che lei sia una donna bella e generosa. Quindi il loro nome sono sempre un augurio. Sono nati ognuno in una nazione diversa, sembra la famiglia delle barzellette, un italiano, un francese, un tedesco, adesso arriva una lucana. Quando ho capito che la mia vocazione era sposarmi, è stato urgente sposarci. Certo non mi aspettavo di sposarmi a 20 anni, però diciamo è stato, il punto è vivere una vita piena e quindi mettere al centro questo. Poi dopo non ero laureata, non ci avevamo il lavoro sicuro, che non ci abbiamo ancora, non c'avevamo la casa, ma non ce l'abbiamo ancora, non c'avevamo nulla, però avevamo una certezza che era solida, cioè una roccia su cui fondare questo matrimonio, che era il percorso di discernimento vocazionale. Tutto il resto ci sembrava e ci sembra che non è così fondamentale. Dio non ti toglie la responsabilità di fare le cose con le tue gambe, però sta lì con te, e questa è la differenza, cioè questo è quello che ci ha completamente cambiato.
è stata per noi ogni crisi, cioè nel momento della crisi vorresti innanzitutto separarti, prima cosa, cioè la prima cosa che vuoi è andartene, fate tutto, basta che non lo vedo più. Però ogni volta, perché ce n'è stata una molto pesante, però ce ne sono state tantissime, ce ne sono e ce ne saranno. Sì, dopo 3 anni di matrimonio c'è stata questa crisi più forte. E il motivo perché uno entra in crisi, allora questa qua, che uno fa un cammino, si sposa in chiesa e non c'è la crisi, è una follia totale, cioè questa cosa non esiste. Non esiste. Perché il cammino è essenzialmente umano. C'erano dei problemi esterni che erano questi, oggettivi, i figli, il lavoro, il luogo, le persone, le relazioni, la chiesa, la comunità. Poi c'erano dei problemi interni che hanno fatto scatenare proprio dei problemi. E soprattutto noi i problemi esterni li abbiamo fatto entrare nei problemi interni. Nella coppia. Quindi è diventato veramente un clima di tensione fortissima. E lì però la svolta, cioè proprio parlando di molto praticamente, per quanto riguarda per me sposarmi in chiesa, il sacramento e tutte queste cose qua, è che quando io ho preso la scelta di sposare Alessandra, per me era chiaro che era endgame, cioè era questo qui era la mia vita, era una clausura, diciamo tra virgolette, non esisteva uscire fuori. Quindi nel momento della crisi per me non è mai sussistito il pensiero di guardare fuori. Quindi ho sempre pensato, la soluzione è dentro al matrimonio. La promessa che c'è all'interno del sacramento, che è proprio una missione che viene affidata alla coppia, questo per me è stata la svolta. Mi piacciono molto Alessandro e Francesco perché sono veri, cioè sì. Non ti dicono che va tutto bene, è sempre tutto bello, ma ci sono tante incertezze, tanti problemi da affrontare. No, ma io li conosco poi, eh. Ah, li conosci? Sì, ci siamo conosciuti una volta, sì. E la soluzione ritengono che sia all'interno del matrimonio, insomma. Infatti continuiamo a vedere la loro storia perché hanno portato avanti un progetto particolare, 5 pani e 2 pesci. Non sono una persona particolarmente altruista, quindi mai avrei detto di trovarmi in una situazione del genere, di spendermi giorno e notte, weekend, andando in giro per l'Italia, ascoltando persone, ricevendo persone sconosciute a casa. Non avrei mai fatto una cosa del genere. Io uguale, mi dice che c'ho lo spettro narcisista, a me, che figura, dice. Senza spettro. Quello che è successo è che noi siamo stati così accolti e così amati dalla Chiesa, dai frati e da Assisi, da Padre Giovanni in particolare. Da alcuni sacerdoti, da alcune famiglie che facevano un cammino più profondo. Che abbiamo sempre sentito questo desiderio di restituire, ci abbiamo detto questo è bello. Padre Giovanni ci ha chiamato a fare delle testimonianze ad Assisi, lì abbiamo sperimentato i 5 pani e 2 pesci, perché abbiamo visto che quel poco che noi avevamo, perché non siamo andati di nostra volontà, è lui che ci ha chiamato, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto non abbiamo 850 figli, non abbiamo figli malati, non abbiamo perso gambe, braccia, siamo tutti normali, abbiamo fatto una vita normale, ma che testimonianza facciamo? Perché di solito le testimonianze sono fatte da persone che giustamente hanno fatto cose straordinarie. Facendo questi incontri dove Padre Giovanni ci chiamava, dove c'erano 800.000 ragazzi, un teatro pieno di gente, cominciavano tantissimi ragazzi a dire mi puoi spiegare meglio questo punto, mi puoi dire meglio, ma era impossibile perché c'era talmente tanta gente, il tempo era limitato, non si poteva. Innanzitutto abbiamo sperimentato i 5 pani e 2 pesci, cioè dando quel poco che hai nelle mani di Dio, vedi che sfami una moltitudine di persone. Incredibile. Per noi questo è stato una rivelazione. Lo Spirito Santo. E poi abbiamo trovato un modo per far avere a queste persone degli approfondimenti, se così si può dire, scrivendo un blog. Questo blog nel giro di pochissime settimane, non sappiamo come sia stato possibile, è diventato super conosciutissimo. La cosa incredibile è questa, e questo è quello che noi proponiamo e questo che noi lanciamo come sfida. Che la tua felicità dipende esclusivamente se tu riesci innanzitutto a conoscere il progetto di Dio e poi a metterlo in pratica. Questo potrebbe essere che è una vita di missione, non so, in qualche luogo fai il sacerdote o la suora in una città qualsiasi, oppure entri nel matrimonio cristiano. Lì, quando il matrimonio è vissuto
alla ricerca di Dio e dell'intimità maggiore innanzitutto con Dio e poi chiaramente nella coppia, allora lì si realizza veramente il massimo del potenziale umano, del tuo potenziale di felicità, e le strade che poi si dipanano, si aprono, possono essere dalle più avventurose alle più statiche, ma il punto è sempre quello, cercare Dio e il suo progetto su di te, che è là che veramente i tuoi desideri si realizzano e la tua felicità raggiunge la potenzialità massima. E uno, io ho sempre pensato, sarò felice quando finalmente finirò gli esami all'università, sarò felice quando finalmente avrò un ragazzo figo, sarò felice quando mi sposerò, poi quando mi sono sposata sarò felice quando avrò i figli, saremo felici quando ci avremo un lavoro così, saremo felici quando avremo la casa colà, saremo felici, insomma. A un certo punto mi sono guardata allo specchio e ho detto, ma io quando arriva sta felicità? E ho capito che il vuoto da riempire per essere felici era infinito. E quindi per riempirlo ha voglia metterci l'università, gli esami, i figli, il marito, il buon lavoro, eccetera. Per riempire l'infinito resta solo l'infinito. Non c'è altro da aggiungere. Che grande verità che ci ha detto Alessandra. Per riempire l'infinito ci vuole soltanto l'infinito, non si può avere altro. E questa continua ricerca sempre perché vogliamo essere felici, vogliamo sentirci bene, però è un continuo arrancare. Grazie per essere stati con noi. Per approfondire vai sul nostro blog all'indirizzo 5p2p.it, dove troverai articoli e testimonianze sull'amore, la vita di coppia, la relazione con Dio e tutto quello che serve per vivere una vita piena. Ciao!